cambiato però dei Bersani è un errore, cioè nessuno ha cambiato nessuno. Noi abbiamo fatto un dibattito pubblico fatto in streaming, in cui tutti i parlamentari hanno parlato, anche appunto Businarolo, di altri, anche del professor Rodotà, che noi abbiamo portato poi, come sapete, 2 anni fa come nostro candidato, ognuno facendo dei ragionamenti, giusti o sbagliati, condivisibili o meno. Io ho fatto un ragionamento politico per tentare in quel momento, forse in maniera ingenua, di poter spaccare il PD, poi la sera stessa non ce l'ho fatta a votare Bersani, ho votato Di Matteo, però sono stato contento di aver dato un parere, il mio punto di vista in quel momento, attraverso un dibattito di tutto un gruppo parlamentare. Ognuno ha fatto un ragionamento differente sul candidato Presidente della Repubblica, che ha fatto un ragionamento più politico, più di testa per intenderci, non di vecchia politica, un ragionamento che hanno fatto tanti attivisti che fanno ogni giorno i banchetti, cioè questo dire che è un ragionamento da vecchio politico, dire, provare a tentare di spezzare, provarci, iniziare a riflettere, un patto scellerato che sta distruggendo lo Stato sociale in Italia, non è un ragionamento da vecchia politica, è un ragionamento di uno responsabile. Poi ognuno ha fatto la propria nottata, notte prima degli esami, per chi ha votato, lo so che ci sono qui degli attivisti che hanno avuto difficoltà, e si è votato un candidato. Quello, i 10 candidati che sono arrivati in votazione finale sul blog, sono i 10 che hanno avuto, ricevuto più voti dal gruppo parlamentare Camera e Senato insieme. Cioè, mi spiego, Rodotà, che non è arrivato tra i primi 10, non so neanche dove è arrivato, perché i vari capigruppo con i tesorieri del gruppo hanno fatto, diciamo, lo scrutinio. Erano gli iscritti che li hanno... Sì, però questa volta, interessante, questa volta, sì, ripeto, te lo dico, questa volta pensa che abbiamo, l'altra volta erano 2 turni di votazione, se ti ricordi, un primo era in cui tutti gli iscritti presentavano un nome e poi da tutti gli iscritti c'erano 10 nomi, quindi 2 votazioni. Non abbiamo fatto in tempo a fare 2 votazioni, perché spesso ci vuole del tempo tecnico, in quanto, forse stupidamente, aspettavamo ancora da Renzi che ci facesse vedere come non ci ha fatto. È andata così, tu non ci credi, però è andata così. È andata così. È andata così. Cioè, qualcuno che ti critica, che ci critica perché non siamo aperturisti, poi quando siamo aperturisti siamo vecchia politica. Cioè, è un po' curioso il ragionamento. Poi, secondo me, se stiamo molto a discutere di queste cose che per te o per altri sono importanti, io rispetto totalmente il tuo pensiero, e se ci vedo delle critiche tenterò, credimi, di migliorare personalmente grazie anche alle tue critiche. Però credo pure che il popolo in generale spesso discute su queste cose che per qualcuno sono quisquilie, per altri invece tematiche importanti, e mentre discutiamo di questo, su quanto siamo disuniti, differenti, no? Che poi fondamentalmente sullo Stato sociale, sulla scuola pubblica, sull'acqua pubblica, sullo stop al nucleare, la pensiamo sulla politica estera, la pensiamo tutti quanti, c'è un sistema che gode di queste nostre differenze, anche di questa discussione stasera, per fotterci. E io questo l'ho sempre visto. Io ti dico, no, non è che non si può, non dire che non si può parlare, ognuno ha parlato, io ti sto dicendo il mio punto di vista, come tu hai detto, tu il primo, io ti dico il mio punto di vista, sulla Presidenza della Repubblica, andate in questo modo, io ho fatto il nome di Bersani, immaginate, sono stato io, proprio perché ho pensato, pensiamo a un nome che possa mettere in difficoltà quella parte forse buona del Partito Democratico che sta mantenendo un po' più la schiena dritta rispetto al patto del Nazareno. Prodi è oggettivamente poco digeribile da una parte dei nostri iscritti, da me anche personalmente, in quanto è il rappresentante di colui che ci ha portato in quella comunità europea, in quell'euro, senza chiederci il permesso. In sostanza, ho provato a fare un nome, pensa, senza votarlo, che ultimamente aveva fatto qualche dichiarazione un po' più da schiena dritta sull'Italicum e sulle riforme costituzionali, anche perché quando tu sei 130 deputati contro in pratica 830, perché di questo si tratta più o meno, i delegati d'aula, i delegati regionali, fai anche questi ragionamenti, o meglio, l'abbiamo fatti tutti assieme in 51.000 persone questi ragionamenti, e alla fine abbiamo scelto di votare un candidato imposimato, buono, cattivo che sia, l'abbiamo votato fino alla fine. Cioè, secondo me questo è un bel esempio di democrazia, però invece a questo non piace. Poi sull'articolo 67, ripeto, poi do la parola all'autore, perché oggi è dibattito sul suo libro, ripeto, Podemos, e non è un attacco o non attacco, comunque un'analisi del Movimento 5 Stelle, penso che oggi sia una presentazione di un libro su Podemos, infatti le ultime domande del signore danno degli spunti. La ringrazio per questo invito, tenteremo di dare il meglio, poi parliamo un attimino. Io lo saluterò. Il commissario De Srena. Va bene, glielo dico al commissario De Sena, poi me lo scrive. E rispetto, cioè,
difendere la Costituzione, io sono stato uno di quelli che è salito sul tetto della, della Camera dei Deputati, e il professor Rodotà apprezzò anche molto quel gesto, perché in quel momento quel gesto diede un po' di, accese qualche riflettore appunto sul tentativo truffaldino di raggirare intorno alla Costituzione per modificarla senza neanche cambiarne le regole, senza neanche rispettarne l'iter. Ecco, noi reputiamo che al di là del merito, oggi difendiamo la Costituzione in quanto questo Parlamento sia costituzionalmente abusivo, in quanto eletto da un premio di maggioranza incostituzionale, questo lo dice la sentenza della Corte Costituzionale, per cui questo Parlamento con maggioranze fluttuanti, con parlamentari 170 che sono andati da una parte all'altra, con un premio di maggioranza abnorme, incostituzionale, che ha permesso la creazione di una maggioranza incostituzionale alla Camera dei Deputati, non sia degno, neanche io mi ci metto dentro, a cambiare la Costituzione della Repubblica. Poi la Costituzione della Repubblica non è un qualcosa che non si possa mai cambiare, e io ti dico che sono d'accordissimo che in queste situazioni, ripeto, con il crimine organizzato che ti ci si infila dentro e ti impone dei cambi, con i lobbisti che stanno fuori dalla Commissione Bilancio e ti impongono il cambio dell'emendamento a te perché ti hanno finanziato la campagna elettorale, il rispetto del programma, quindi il vincolo di mandato, non ci debba più essere. Questo lo penso io, tu non sei d'accordo ed è legittimo, lo pensiamo tutti noi poi del Movimento 5 Stelle, perché in questo siamo dell'idea appunto del concetto di portavoce. Però quando noi tu dicevi, tu difendi la Costituzione ma puoi cambiare questo, sì vorrei, però vorrei che lo facesse un altro Parlamento, neanche io, in quanto pensiamo che tutti noi di questo attuale Parlamento non siamo legittimati in quanto appunto eletti da un premio di maggioranza incostituzionale. Questo è un po' per spiegare, vedete che poi se ci spieghiamo magari diamo qualche elemento in più. Comunque, per concludere, forse l'ultimo intervento, non ti arrabbiare, io come il Presidente della Repubblica lo voglio vedere alla prova dei fatti e della firma, dando il beneficio del dubbio anche a queste forze che secondo me hanno una credibilità, Podemos e Syriza, che non hanno le altre, non per destra, sinistra, dove provengono, ma perché banalmente non hanno mai governato.